Allora, sì. Allora, questa è la farm. Questa è la farm, vale, Stefano. Illustra. Poco toccata perché secondo me Sciab ha fatto un ottimo lavoro. Bravo Sciarbino. E poi Stefano non si chiama Federico, va a toccare tutte le mappe possibili immaginabili. Esatto, non ho fantasia. E qui abbiamo una carrellata, spandi fertilizzanti, rullo, arato, brevi. Trincia dell'Orshpack. A proposito, quei jeans, a proposito di fantasia, ragazzi, stasera Minecraft è così, ve la butto là. Vai, vai. Tanto per questo, e va dato merito. Sì, merito Sciaba, è un Silos solo granella, però un modello nuovo, rimodellato da lui, non è di default. Vedete, con tutto il cartellone luminoso, te ne devi andare. L'ho messo io. Il cartellone luminoso l'ho messo io, purtroppo non posso mettere anche Miriam, okay. Però. No, io ero qua così a guardarlo, ho detto, wow, ha fatto pure questo. Diciamo che per una volta posso... Utilizzo l'Orshpack, finora non l'ho molto cagato. Sì. Io l'ho già smembrato, ho già usato 700 volte. Molto bello, come dire. Ci amici, se non ce l'avete, in descrizione al video per gli amici del tubo, esatto, trovate il link, esatto, per acquistarlo. Tra l'altro, pack di attrezzi il migliore. Stasera facciamo, sì, Minecraft, e se volete rivedere la live di Minecraft ricaricata, non la troverete su questo canale. Ma sull'altro, ma c'è un secondo, Robimelo 81 extra qua sotto. Venite e vedrete Stefano che costruisce le cosette. Allora, Robby che dà fuoco agli alberi, Robby che muore e non per mano dei mostri. Allora, ah sì, c'è il fuoco amico, quindi possiamo. Allora, datemi un attimo, datemi. Che bello, datemi un attimo. Ok, sì, bellissima, bellissima. E per chi ha giocato alla coronella se le ricorderà bene. Questa è la zona linguaggio, ci sono dei, potrebbero esserci dei bambini che dovrebbero sta scuola, però potrebbero, sì, esserci. Ma questo è un altro discorso. Esatto. Ma non è. Allora Roby, sì, se dai 2-3-4 trattori a Michele, Michele farebbe un sondaggio col quale il popolo sceglierebbe che trattore, okay, te devi. Ok. Ah, io ti devo scegliere. Sì. Ma tra quelli, poi Michele, ma tra quelli che tu hai già comprato. Sono pronto. No, apri. No, è un trattore per te, Robby. Di grandezza? Almeno 300 cavalli. Quindi su grandi devo andare, su Serena. Sì. Non si chiama Serena Grandi, mi sbaglio. Ciao, non so, Mario. Serenuccia, no, mi confondo sempre fra Serena e Irene Grandi. Però Irene è la cantante. Serena. Non è Irene. A parte, a me piacciono entrambi. Allora. Ma va, entrambi? Entrambe. Entrambi. Allora, no, ok. Lo fai come quella del allora, collegio? Quindi vanno bene. Allora, Michele, a me quando mi dite di scegliere i trattori vado in crisi di pane. Allora, Cucci. Però bisogna dirgli quelli che abbiamo, no? Dopo prendo uguale. Senti, facciamo che vedo io. Vai, vedi tu, Michele, vedi tu e fa scegliere al popolo. Fa scegliere al popolo di Twitch. Così Michele considera anche quelli che abbiamo. Esatto. Io so, tagli manaisa, tagli foto. Io tagli se tagli mono. E basta. Stavo spiegando anche, vedi. Allora, ci potrebbe essere qualche amico nipponico che ci guarda dalla Nipponia. No, volevo far vedere la zona delle stalle che. Ah, bellina! Bellina! Penso intelligentemente riunito, in modo che almeno. Vedi, Alex Meloni. Micchiuccio. Esatto. Insomma, voi pochi che la guardate, dai, grazie. Ma non è che vi posso. Però, insomma, voi pochi, insomma. Ciao Teo. Cavalli, maiale. Però a te piacciono le Michelin, vero? Mi sembra, giusto? Le Hunziker, sì. Sì. Sì, Michelin Hunziker si chiama. Sì. Le gomme di farmaca, no. E non sono un pericolo. No, però mi piacciono le Michelin perché sì, le Michelin. Le Michelin. Perché hanno quella forma smussata, sinuosa, Micheletto, userei dire sensuale. Fatto, gli ho messo anche GPS. Grazie, amore. Stavo per dire, ma perché vedo degli animali nel recinto, non sono i cespugli? È peccato che non c'è Alessio e ti dice, mi, quella GPS, schifo, fece. No, ma praticamente, vabbè, però, Legato che lo dite voi, non lui. No, lui no, lui lo dice, io non ho mai detto niente, mi sono beccato i vaffa. Allora. Datemi quindi il popolo ha deciso, ok, andiamo pure a prendere. De Peppe as de Sad. Cioè il popolo ha deciso. De Peppe as de Sad. Peppe? De Peppe as de Sad. De Peppe vuol dire il popolo. Ah. In che lingua? Inglese. Però in inglese è un po' quello. La parte dell'Inghilterra che confina con la Scandinavia, quelle parti un pochino più alte.
Sì, perché soprattutto non è un'isola, cioè, no, no. No, no, no. Ma sarà anche lì vicino, visto... Alessio sta dopo correndo la 24 ore di Monza. I provini del collegio. Cosa, amore? Dopo aver visto i provini del collegio. Quello di cui parlavi, non mi stupisco più di nulla. Quella voltina, quella voltura. Si può dire quella voltura, Michè? Sì, una voltura. La bolletta. Ragazzi, ma bolletta, vi sta piacendo questo giro della Mapponia che vi sta facendo Stefano? Adesso andiamo allo shopping. Lo shopping? Se lo ritrovo. Che? Lo shopping. Penso che. Sinistra. Questo è il problema della store delivery. Comodissimo, ma poi. Esatto, Lone Wolf. Lone... il negozio. Lone Wolf, Lone Wolf, Evi. Destra. Ma quale destra? L'altra destra. Destra, esiste destra e sinistra. Non è che c'è l'altra. No, per destra. Lui esiste una destra e l'altra destra. Rosso. Un amore che non posso. Me la ricordavo cantata in un altro modo. No, magari ti caga meno addosso. Detto che non ballo. Eccoci. Eccoci, devi mettere un po' di svitol comunque a quella sedia, che ogni volta che giri pare la trombetta. Io con la pipetta. Non è la sedia, è l'asta del microfono. È l'asta, sì, Stefano, vabbè. Comunque non ci sono cicogne in questo tour. Vuol dire che non è un tour della mappa ufficializzato la già. Ah, molti stanno dicendo, dice, ma com'è la Giants ci fa vedere sempre la cicogna? Io ho visto una cosa. E che vedevo di amore mio? Amore mio. C'è una moneta d'oro. Dove? Siamo ricchi. L'antica moneta dei Carpazi. 60.000 euro stete, sono arrivati. Sei felice? Ma sei Stefano o sei felice? Guarda, nella realtà, magari. Allora, in cerca di una gioia, Ste. Toda gioia. Ho visto una fumata dal pasta, un fischio. Toda bellezza. Hai rotto tre quarti, Robin. No, il problema è un altro. Io e Federico facciamo i... Ah no, tu fai 40. Io faccio i 50. Sai qual è il bello di Federico? Io arriverò fra 10 anni, però arriverò. E l'altro ci sei in più. E poi quest'altro cosa fa? Scusi. A posto? Nebula è messa della tensa. Esatto, esatto. Okay. Secondo me quei fegnetti, like. Alex, sono i collezionabili. Scusate. Il micro dice che in Polonia ci sono davvero tanti nidi di cicogna ovunque. Un po' come i piccioni da noi. Loro là c'hanno le... Pensa se ti caga una cicogna sul davanzale della finestra. Credo che la cacca una beccata, tipo... credo che la cacca della cicogna stesia bella grossa, Qua ce ne sono un sacco, per esempio, di quelli andando verso il Gargano. C'è una strada che ci sono i traliccio, quelli della corrente. Ogni traliccio c'è un nido di cicogne. Ma con le scene riusci bene. Mi sa che ho l'unico trattore che ha le luci della retromarcia, o sbaglio? O ce ne sono altri? No, poi so sia l'unico, effettivamente. Perché infatti pensavo fossero le luci dei freni, invece hanno fatto le luci di retromarcia giganti. Poi quelle dei freni sono minute. Cosa posso fare? E come tutti i rimorchi. Sì, no, c'ha un attimino problemi di connessione. Come tutti i rimorchi. Ragazzi, dei trattori, non è ubriaco, Stefano, c'ha dei problemi. Nella realtà non va quella retromarcia sui rimorchi del trattore. Non è ubriaco, c'ha problemi di connessione, amori. E ora iniziamo le lavorazioni. Oh ragazzi, adesso iniziamo le lavorazioni vere e proprie. Sì, inizia con la trebbiatura. Perché voi direte? Perché tutte le serie si aprono con la trebbiatura. Perché il gioco ti dà già i campi pronti e maturi. Allora, esatto. No, se siete Federico Bana e cambiate le culture. Questo campo fuori, Ste. Sceglio quello davanti o quello alla tua sinistra. Tanto è sempre l'orzo. Ok. Se vuoi partire dall'altro che è un po' più grande, scegli. Partiamo da questo grandone. Hai avuto molta fiducia comunque a far riportare dietro il carrellino con la lama,
pane rallato poi. In teoria ha fatto tutto da solo, non ne avevo letto niente, non è fiducia. Ok, ha perfettamente senso sta cosa. Tu Michele, se vuoi andare col carrello con lui, Fede mi fertilizza le barbabietole. A sto punto piglio il trattore suo col carrello, visto che è quello che corre di più. Già, ma lo stanno di quel cime, quello l'arancio. Sì, vuoi, aspetta, prendiamo qualcosa di più piccolino, dai. Per... Il carrello è questo qui, è questo qui marroncino e rosso? Sì. Ti faccio la paglia, amore. Silenzioso. Amore, ti faccio la paglia. Silenzioso, che è successo? Amore, ha fatto danni, no. Sicuro. Che devi fare la paglia? Sì, 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 fai la paglia, Roby, scusa. You're gonna bring a white on the loot. Io sono curioso di una cosa. Robby, scusami, Robertino. Visto che ancora non hai iniziato a far paglia, ti puoi prendere il campo nell'altro verso, così almeno possiamo scaricare la trebbia, no? Mo fammi fa sta andana qui. Bello il carrellino. Granda fasta la calta da Flanza, sanna lagna una bamba Flanza. In più. C'è nel regno una bamba in più. No, la bamba no. Ma perché il vero one wolf cosa mi stai dicendo, Michele? Non ho mica capito quello che mi dici. Ma non ho capito, parli così perché anche tu hai fatto come il tizio del re degli scacchi. Hai provato anche tu. Il pupazzo di neve. Il pupazzo di neve, Stefanottolo. Ecco, vedi, poi mi si infervora Diego se parli di bamba. Robby, con il Brighton mi sono svenato a prendere Rushford. E dopo tre partite, 5 mesi di infortunio. Mannaggia, fifetto è così. Michè, quando hai a che fare col fifetto. Fifetto è così. Ciao Gianji. Il fifetto è così, Michè. Tu come stai messo al fifetto? Allora. When the night has come tu, e the land so dark e the moon licked it's only like the we see. Fatto Mona Lisa. No. Mouse control interactive salute. No, I want be afraid. No, 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 I want be afraid. No, perché è sceso dal trattore, mo? Quella. Dove è andato? Ciao, Alizeta. I long to my fleece. Non lo so, vuoi fare la testata? Perché se vuoi fare il giro intorno al campo vai a destra, altrimenti fai facciamo come la testata giornalistica sportiva? E che ne so, fai come vuoi. Facciamo la giornata giornalistica. Allora, da sto lato è inutile perché non ci stanno alberi, per cui vedi tu. Alonso be free. Alonso be free. È stroll. Alonso be free for the meat. Però tra l'altro posso dire bravo e Sciabba che qui non ha messo alberi intorno al campo. Bravo Herbie. C'è alberi, campi molto puliti. No, bravo Herbie. Herbie è... capito? Non te li metterà. Herbie fossi io li avrei già messi. Herbie è un diminutivo che usiamo Herbie. Così, nel amicizia. Immaginino tutto matto? No, Herbie, sì. Herbie diminutivo del Sciabba. Lesioni terre? Allora, se c'è ragione, questo qui appena sulla sinistra. Un'informazione 30. Per gli amici del tubo che magari a qualcuno potrebbe far comodo. Se vi è capitato che usate il curse play e a volte vi succede che la trebbia, quando inizia a lavorare il campo, il tubo lo lascia sempre aperto, succede perché evidentemente avete usato il teletrasporto quando stavate con il carro sotto la trebbia. Quindi lei in quel caso rileva come se il carro fosse sempre sotto al tubo. Per cui se vi dovete spostare col teletrasporto e avete il curse play attivo, eccetera, eccetera, prima allontanatevi dalla trebbia e fate chiudere il tubo. Sai mica che io non ho capito niente. Sì, lo so, ma infatti tu non usi il curse play, per cui a te non riguarda questo discorso. Stamattina a Caosta fa la stronzetta. Robby, però puoi metterti starmi. Cosa, amore?
puoi metterti Starlink. Ah, mo ve devo raccontare una cosa. Intanto saluto Albertuzzo, buongiorno. Allora, qualche giorno fa stavo cercando di attivare una promozione nuova e sta signorina di HO che stava al telefono, ste, mi ha detto, era di Catania, mi ha detto... La storia della sua vita. HO è Home Mobile, ragazzi, su, non facciamo i citofoni. Allora, e mi ha detto stasera, pure lei l'ha chiamata HO. Allora, e mi ha detto sta signorina. Ma vedo che lei consuma tantissimi giga. Ma gli ho detto, ma signorina, l'ho fatta apposta la promozione. Sì, ma lei fa un uso improprio della connessione, mi ha detto ste. Perché voi non lo sapete, ma dovete sapere che noi non siamo tenuti a darvi la connessione in casa, ma la connessione noi siamo tenuti a darvela solo fuori casa, perché le connessioni mobile non sono fatte per casa. Quindi quando c'avete un calo in casa non dovete chiamare Mezzega. Ma proprio così te l'ha detto? Sì, esatto, mi ha detto. Dico scusi signorina, un saluto a tutti gli amici siculi. Dico scusi signorina, però i soldini ve li prendete, quindi è giusto che io la uso un po' come cazzo mi pare la connessione. Non l'avessi mai detto ste. Ma ha cominciato, non so che cavolo è scattato in lei, ma ha cominciato a raccontare la storia della sua vita. I soldini, ma lei mica mi darà mai i soldini. Ma lo sa quando guadagna una qui al call center? Allora la casa, ho comprato la casa, il marito, il bambino, mio figlio c'ha la DS, ha comprato un sacco di giochi ogni mese qui. Ste, mi ha raccontato la storia della mia vita, della sua vita. Ma non gli hai detto, ma la connessione la pago, quindi la uso come cavolo sì, io? Che lei ha cominciato. A questo punto io dopo sette ore che lei parlava, ho detto signorina, guardi, io la devo lasciarla. Tanto Stefano mi sa, non ha sentito niente, vede quello raccontato, perché gli crasha la connessione. Qualsiasi uso improprio. Esatto, ti rendi conto? Comunque il multi c'ha problemi. Fede, dopo campo 45 anche. Ma purtroppo Vodafone fa delle offerte GBS assurde. Fa delle offerte assurde che ti dà pochissimi giga ad un prezzo altissimo. Adesso io con HO, chiamatela come pare, mi hanno fatto un'offerta 15 euro al mese, sta 300 giga. E quando te la fa Vodafone una roba del genere? Quando te li dà 300 giga Vodafone? Offerta. Quando te li dà? Un'offerta che non può rinunciare. Minchia! Adesso capisco cosa intendono per uso improprio della connessione. Micro, per loro, se tu usi la connessione per streamare, per guardare un video in casa, per usarla in casa, per scaricare, per loro quello è un uso improprio. Ma se io... Dice lei deve mettere la fibra. Dico, a parte il fatto che non ce l'ho, se no l'avevo messa. Dico, ma signorina, le è venuto in mente che se io metto la fibra non pago più voi e l'azienda che ti paga te? Cioè, tu prendi soldi per il mio uso improprio. Testina panata, con l'uovo e il pan grattato. No, non hai capito, lei era un... Non mi devi rompere, poi io devo dirti così, ma poi tu fai come vuoi. Da me GBS prende solo Vodafone e quindi HOO che si aggancia a Vodafone. Te potevi no, fare non lo prende su 45. Che poi io gli davo ragione, Matthew, perché a me mi hanno insegnato che quando senti ste persone così tocca dargli ragione, giusto ste? Sì, è comunque quando Somaro che diceva la TV. Non ho capito. Sì, beh, che bella storia che mi ha raccontato ste. Com'era ste? Una mattina. Allora, una mattina in Sumatra. Il leone. Si sveglia. C'era un asino che disse. La salsa già morta. C'era un asino che disse al leone. Gli disse: Ma guarda che. Il leone dovrebbe correre la mattina. Allora Montemirco, come va? Bene, però ci sono alcune cose nella mia vita che potrebbero andare decisamente meglio.
e invece vanno a, a signorine. Ma nel senso letterario, come proprio tutte le cose che vanno male dipendono da noi per via di nostre scelte sbagliate. E quindi allora io una merda, dice Montepirco, ma non avevi, mi sbaglio Montepirco, non avevi cambiato lavoro? Mi sbaglio? Ho Discord de Rosso e 2000 ms in gioco, non te le fuma tutte ste, non l'avete capito, capite campagnolardo, non l'avete capito. Le MS, Roby, le sigarette, sì. Ah, e perché non ridete? Perché Stefano, non sento. Stavo mandando l'audio. Perché non sento Alessio? Perché Alessio non c'è. Sì, ma ho 45 giorni di preavviso. Ah, quindi ti tocca star lì ancora, Ste. Montemirco. Ti tocca star lì. Ma ne erano 8 i giorni? Non erano gli 8 giorni, Montemirco. Sono diventati 45, mo. Michele, non erano gli 8 giorni, amore, quando tu... Non ho capito di che state parlando. Quando tu te licenzi, il preavviso. E che ne so, non ho un'idea. Io sapevo che erano ottini. Forse il lavoro che fa Montemirco ne richiede di più. Oddio, in realtà... La vita, penso, In realtà, Montemirco, quando io sono andato a fare l'operatore ecologico, mi licenziai dalla fabbrica, perché stavo in fabbrica. Quando sono andato su agli uffici, mica di guardi, io me ne vado, vi do gli 8 giorni. Quello dell'ufficio era talmente dispiaciuto che io andavo via, che mi ha detto: facciamo una cosa, ti faccio firmare il foglio, te lo timbro 8 giorni fa e poi andare via pure subito, mi ha detto Michè. Quindi che ha fatto? Poi quando sono uscito dalla stanza, ha guardato gli altri, champagne! Esatto, mi ha fatto il foglio come se io l'avessi firmato 8 giorni prima e il giorno stesso sono andato a casa. Quindi era molto dispiaciuto il fatto che io me ne andassi. Sì, è vero. Ciao Fiorucci. Bello sto carro che c'ha i fanali che ballonzolano dietro. I fanali. Sì. 45 giorni di preavviso sono soldi comunque. Sono quasi 2 mesi stipendi. Beh sì, 45 giornetti sì. Ti ha praticamente detto che te ne dovevi andare affascinato. Sì, ma poi dopo ho capito perché. Praticamente stavano già entrando in crisi. Perché poi calcola Struso che quando sono andato via io erano 64 operai. Oggi sono 16. Eh no Struso, non credo. Credo che si sono ridimensionati tanto come azienda. Astruso però non è considerato un piccolo particolare, in quei 64 erano compresi anche quelli che dovevano rimediare i danni che faceva Robby. No, no, e in ceramica che danni fai? Pacchi di tutto. No. No, io stavo alle presse, faceva tutta la macchina, io dovevo solo riempire le presse e togliere i stampi e i pezzi fatti. Non c'era da far danni lì. No, perché le ceramiche sono andate tutte in crisi, raga. Dal 2010-2011 in poi, qua da me è pieno di ceramiche e sono andate tutte in crisi, mica. Tante hanno chiuso, tante... Quelle che sono riuscite a sopravvivere adesso hanno 16-20 operai, ma... Ceramiche che prima erano 60-70 operai. E poi dalle tue parti è proprio la zona delle ceramiche. Esatto. Questa scena del gioco è la stessa che vedo qui per il taglio del riso, dice Montemir. Riso, risata, mi viene da ridere. Amiche, sono storto. Amiche, te volevi pensare dove ti ho fatto tutto. Eh? Questo è Zed, però. Dovresti metterla una GIF sua, sai? Per quando inizia a parlare strano che non ti capisce bellina, nessuno. Me lo metti in privato? Non è che io le cerco, io quelle che trovo ti mando. No, me ricordi, poi la cerco io in caso. Ah, ti mando un messaggio su Discord. Io di scuola di polizia mi ricordo la bionda, la poliziotta bionda. Chissà come mai. Come mai, è vero. Strano. Tanto lo ignorerai questo messaggio, per cui.
Sì, sì, ho capito, Montemirco, che dicevi il taglio del riso. Perché no, lo so, era una citazione di un film di Verdone, quando andava al cimitero a cercare la signorina che aveva riso come cognome. Non c'è niente da ridere qui. Tocca mettere pure quella come GIF, è stupenda. Io e te, Michè. A Stefano non gli apre Discord. A posto. Telefono in caso. Al night. Prego. Chi è che va al night? Oh my lord, my lord. Oh my lord, my lord. Oh, bentornato, amore ste. Pazienza. Canta, ce ne vuole, canta. Ciao bello, bentornato. A me mette una tristezza incredibile la fine di quel film. A chi lo dici, Alex? Penso che abbia... Io, ci credi, Alex, che non lo guardo mai quando muore Solarella? Mi dà un... Poi è bruttissimo. Cioè, che lei che muore mentre che loro sono litigati, allora lui c'ha il rimorso che la nonna è morta senza papà. Io non capisco come un film comico possa finire di merda in quel modo lì. Secondo me è uno dei peggiori finali che abbia. Che poi è una mia opinione questa, senza nulla togliere a tutti gli altri attori, eccetera. Ma di quel film, secondo me, la vera protagonista è Sorarella. Sì, esatto. Che poi tu ti affezioni talmente tanto al personaggio. Sì, proprio, sì. Che te lo fanno morire così. Cioè, è una roba proprio da figli. Vabbè, lasciamo stare termini impropri. Cioè, non è un film che deve far piangere quello, è un film comico. Non c'è bisogno del finale strappalacrime o del finale che emoziona. Cioè, deve far ridere. Boh. Ci lascia con un magone. Sì. C'è il colesterolo. Anche perché a me personalmente, e penso anche a tanti altri, Sorarella mi ricorda tanto mia nonna, per sì, cui anche cioè... a me. Ma a me somiglia proprio fisicamente, cioè era proprio così. Sì, sì, ma pure mia nonna. Se tu vedi mia nonna un po' robusta, esatto. che non si muove, che parla in dialetto, così uguale. Esatto. Ma secondo me JD non ha voluto mandare un messaggio, secondo me semplicemente voleva far piagne, diciamo qua ci mettiamo un pezzo commovente, però non mi è piaciuto a me sinceramente. Posso dire che uno dei... Ciao Max Elvi! Uno dei più bei film di Verdone, non so se l'avete visto, è quello quando... Un sacco bello, mi sa che sia... No, non sacco bello... Dio, come si chiamava quello che... Sordi faceva l'avvocato? E invece poi non era un avvocato, era un matto. Stupendo. Finisce con uno dei rubato di tutto. Uno con la moglie che scappa e Sorarella no. Sì, esatto. Ma ci sta alla fine, diciamo, si collega al fatto che il paese va a votare e non cambia mai nulla, alla fine la gente muore. Ma io l'avrei evitato. No, non mi piace. Non vedo chiavi di lettura che possano convincermi a farmi piacere quel finale, purtroppo. Ah, troppo forte si chiama il film. Non l'hai visto mai, Michè? Quello che... Vattene a vedere, credo che su YouTube questi film li trovi. Poi dipende che genere di film è di Verdone, perché a me personalmente... Ah, ok, perché a me piace il Verdone comico, perché comico, poi comico. Secondo me, opinione comico. Mia, Verdone da quanto ha iniziato a fare questi film un po' più particolari, un po' no, più ma che a me seri, più, ha perso. Comico, ma tu pensa a Verdone e Alberto Sordi che film che possono aver fatto, oltre In viaggio con papà, questo è un altro, è comico, è bellissimo. Viaggio con papà è bellissimo. Mi ci vorrebbe ma pure troppo forte e figo, però. Mi ci vorrebbe un avvocato così. Vedrai che i citofoni la smettono. Esatto, JD, è vero, è vero. Anche Amici miei è finale tragico, che però riescano a trasformare pure un funerale in una risata fra le lacrime, dice JD. Eh sì. Ma anche lì, Rob, Albertone che finisce come uno squilibrato non mi garbò. In effetti, però non è tragico, cioè ti fai una risata.
e capisci quanto può essere sfigato il personaggio di Verdone. Ragazzi, torna. Il bot ha sospeso bestemmiare. Grazie Montemirco, buon lavoro e buona giornata. Grazie dell'aiuto e del sostegno. E buone bestemmie. E bacetti, bacetti. Robby, raccogli quel ciuffetto, non lo posso vedere. Quale ciuffetto? Prego. Ah, io manco l'avevo visto. Ce n'è uno anche là all'angolo sulla pianta. Zitto, non mi diste cose. Ragazzi, non state bene. Finché negli angoli, di pazienza. Allora. Lì è all'ombra, non si vede. Ah, chi è che ha lasciato sto trattore in mezzo alla strada? Io adesso faccio raccogliere le presse a Robby. Fa altri due giretti. Oh, grazie Stefano, a me mi piace tanto quando mi fai belle richiappe con le prese, perché mi devi ricordare, raccogliere le balle, non di imballare. No, prendo il posto suo sulla trebbia. Nessun problema, Montemirco, il botte che alcune parole alcune parole le censura in automatico. Io non riesco a giocare. Che c'hai, amo? Ah, per la connessione. Mannaggia, se potessi baciarti la clavicola. Mi piacerebbe baciarti la clavicola. Allora. Ma perché? Comunque è tragico. Coie. Per parlare di comicità bisogna farlo al passato, perché ormai la comicità fatta bene è finita. Ma che vuol dire coie? Ah, comunque è tragico che per parlare di comicità bisogna farlo al passato. C'hai ragione. Ma perché non puoi più fare comicità? La bionda poliziotta era l'attrice che poi ha fatto la parte della protagonista della serie Sex and the City, diciamo più allegra, ecco. On the City. Kim Cattrall. Oggi non c'è più la comicità, perché prima qualsiasi problema lo si esorcizzava con la comicità. Adesso qualsiasi problema deve essere serio e non c'è un cazzo da ride. Questa è la nuova filosofia, capito? Ma se tu adotti la filosofia del non c'è un cazzo da ride, la cosa diventa più grave, più pesante. Invece una risata esorcizzava, stemperava, aiutava. Invece adesso, capito? È così. Guardate i film di Fantozzi. Esatto. Fantozzi era avanti. Paolo Villaggio era avanti di 40 anni. Era una roba proprio. Io non mi dimenticherò mai il duetto che ha avuto con Salvini e quell'altro del. Salutiamo. Non mi ricordo. Lì fu. Veramente avanti di 20 anni. Oggi c'è. No, l'ho già letto quello. Tu pensi che oggi una trasmissione come quella del bagaglino potrebbe. No, Robby, adesso dicono che se per fare comicità hai bisogno di prendere in giro qualcosa, non è comicità. Sì, l'hanno deciso loro, capito? Cioè, anche i menestrelli di corte del Medioevo facevano ride così. Prendevano in giro la corte, prendevano in giro. E ai tempi, che erano incazzosi mica ai tempi, e per malosi, tanto ai tempi avevano il senso dell'umorismo. Cioè, capito che voglio dire? Ai tempi tanto avevano il senso dell'umorismo. Vede. Chi cosa? Volava qualche testo ogni tanto, però avevano il senso dell'umorismo. Sì, però più di quelli di oggi che fanno sti ragionamenti del cazzo. Sì. Che sono ragionamenti del cazzo, diciamolo. Allora. Sì, almeno tu non ti perdi dentro la farsa. Stavo pensando proprio al bagaglino. Oggi Leo Gullotta sarebbe disoccupato. Sì, ma almeno tu non ti perdi. Ora sì, bello quello che lui va in giro a caldo. Esatto, Stani, ma tutto lo vediamo dove non c'è. Tutto lo vediamo dove non c'è. Vediamo tutto dove non c'è, perché adesso stiamo snaturando ogni cosa. E quando tu snaturi le cose durano sempre poco. E io credo che sta mentalità qua comunque non durerà tantissimo. Io mo non l'ho vista la pubblicità dell'Esselunga, però tanto la polemica c'è ovunque, quindi non mi meraviglia. Qualsiasi cosa sia non mi meraviglia. Ma purtroppo la colpa. Guarda, io sapevo dalla pubblicità quella della Coop, ma quella era. Purtroppo la colpa è tutta degli influencer che lavano la capoccia ai ragazzi, Perché sono i primi a tirar fuori ste polemiche. Cioè, ste polemiche che escono fuori non è che escono fuori così a caso.
escono fuori perché l'influencer di turno fa: ragazzi, avete visto questa cosa? È inaccettabile, cioè raga, tutto raga, cioè non si può, cioè raga, perché la pubblicità di Nino Banfi della team che l'hanno dovuta censurare, capito? Cioè okay, cos'è che diceva? Perché diceva porca pu, la sua battuta storica, no, non va bene. Ah, vabbè, allora, servite voi. Solo perché hanno mostrato una famiglia divorziata e non la solita famiglia dell'amorito bianco. No, 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 perché adesso viene a mostrare la famiglia. Beh, non posso però, dire. Però ragazzi, non andiamo nello specifico, però voglio dire che è così, è tutta una catena. Adesso queste varie associazioni qua che ci guadagnano su queste cose, ricordiamolo, non lo fanno perché sono benefattrici dell'umanità, lo fanno perché ci guadagnano, usano gli influencer così per, che ci guadagnano pure loro a loro volta, per mandare sti messaggi, ma all'influencer stesso non gliene può fregare di meno di tutto quello che dice. L'influencer gli frega solo dei soldi. Esatto, che esatto, così alle associazioni. Purtroppo i ragazzi non lo capiscono questo e gli vanno dietro. Ma noi siamo stronzi complottisti che diciamo queste cose. Esatto. Esatto. Niente. Aspetta, che sennò qua l'andana va per paese. Mi sa che conviene che lo lasci lì, Ste, ogni volta che arrivo giù scarico io, dai. Ti faccio un esempio, no? Ad esempio, stavo ogni tanto, a me piace vedere i canali che parlano di cinecomics, ok? Voi sapete che so 5 mesi che il cinema praticamente è fermo, no? Perché ci sta questo sciopero dei sceneggiatori e degli attori. Tutto è fermo, non solo il cinema. Ok. Tutti sti vari influencerini che vanno a fare i qualunquisti e dicono sì è giusto, perché è giusto, così è, e i ragazzi tutti che gli vanno dietro, sì è giusto, nessuno pensa invece a quei poveri cristiani che guadagnavano 2 soldi e adesso non pigliano più una lira e stanno fermi da 6 mesi, costumisti, quelli che fanno, direi, quelli no, che portavano il catering, le comparse. E le comparse, quelli che portavano il catering, chi faceva i capelli, quelli che avevano i bar proprio lì dove si giravano i film. Sapete quanta gente da 5-6 mesi sta senza lavoro? Loro che gli frega, capito? Cioè loro, sì, capito? Cioè, per dirvi che si apre bocca e si dà fiato, capito? Te li ho configurati io, ste, il... Per quanto ciò per cui protestano possa essere giusto, mo non è... Sì, però ci si dimentica sempre che, se da, che il giusto da che una c'è parte... c'è sempre chi ci va a rimettere. Esatto, il giusto da una parte crea problemi da un'altra. È quello che vi voglio dire. Si parte sempre dal basso, dalla base che una cosa è giusta, senza pensare però che anche la cosa giusta può nuocere altre persone. Purtroppo finché le cose non ci toccano a noi... vanno tutte bene, poi quando ci toccano a noi, aia, quello è il problema. Ma quale sia il fatto del coso della polemica, qualsiasi sia, è sempre fa ste cazzo le polemiche che ha rotto il cazzo, cioè proprio il concetto di polemica che ha rotto il cazzo. Non ti piace una pubblicità, te la fanno bene, cambi canale, come facevamo prima. Ma prima come facevamo, Michè? Quando c'era uno spot, ma perché prima ci piacevano tutti gli spot? Non credo, ci sarà stato allora qualche spot che ci faceva storcere il naso. Non è che si andava sui social, perché grazie a Dio non c'erano prima. Se cambiava canale, dici, bah, questa la posso vedere. Io mi ricordo papà, poro papà, quando vedeva una cosa che non gli piaceva, diceva, da poi il telecomando, se no spacco la TV. Proprio parole sue, prendeva il telecomando e cambiava canale. Non è che andava sui social a fa questo non ci piace, questo non va bene. Perché il problema è che ora tutti si sentono in dovere di esprimere la propria opinione. Ma chi te l'ha chiesta? Ma della vostra opinione non se ne frega. Ma chi se ne fotte? Ma chi se ne fotte? Cioè, proprio questo è il concetto di base. Cioè, è quello il punto. Cioè, boh. E poi torniamo al discorso che facciamo sempre, che la gente deve essere libera di esprimere la propria opinione. Ma però quando sei tu a esprimere un'opinione contraria, tu te devi stare zitto, no, perché la loro è quella, no, che va bene. No, perché la gente deve essere libera di esprimere le opinioni se sono d'accordo con me. Esatto, esatto. Se sono contrari, se devono stare zitti. E questa
Questa è la filosofia che vige molto tra i giovani, eh? È più una cosa giovanile questa, eh? Oddio, c'è pure qualche grandicello che va dietro a ste cose, però la maggior parte so i ragazzi che vanno dietro a sta cosa qua. Perché purtroppo negli ultimi tempi è nata questa cosa che se tu esprimi un'opinione che va bene con la mia, che è compatibile con la mia, va tutto bene, ti diamo ragione. Se invece tu esprimi un'opinione contraria, vieni... Suona che? Tutto! Scusate, non ci avevo fatto caso. E basta! Capito perché dicevamo che facevo un casino assurdo? Ecco, se sei pigro te lo leggerete. Cioè, se sei lento di ok. Emergenza. Per informazioni vai sul sito perché giustamente c'è un'emergenza, io che faccio? Vado sul sito internet, mi pare ovvio. No, questo è per dirti vai sul sito per vedere che è una prova, penso. Non voglio sperare. Allora, sei vivo? Sì, sono vivo. Ma devi andare su Ma ha staccato un orecchio, no. Ma sono vivo. Sì,